Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo nella giungla del Borneo. Non è di questa località che vi voglio parlare, nella mia testa continuano a rimuginarsi i pensieri circa le nefandezze che stanno avvenendo in Italia a livello politico. Oggi vi voglio parlare del fatto del giorno, ovvero dell'intenzione di Napolitano di concedere l'indulto o l'amnistia. Ecco, questa è un po' una, potrebbe anche essere una cosa giusta, ma non lo è visto il momento storico e visto anche il fatto che si tratta di un altro provvedimento ad persona, anche considerate le esternazioni di Napolitano avute poco più di un mese fa, quando Berlusconi oramai era agli arresti in via definitiva. Ecco, io voglio sottolineare una cosa: se non ci fosse questo sospetto, ovvero che Napolitano stia agendo negli interessi di Berlusconi, sarebbe anche una cosa anche positiva, perché non è giusto far soffrire dei condannati al di fuori di quello che dovrebbe essere l'espiare le loro pene, per cui non possiamo tenerli ammassati come sardine. Ma allora, a questo punto, visto che sta anche nelle possibilità del capo dello Stato, perché non convertire la pena anziché concedere l'indulto, l'amnistia, convertirla in arresti domiciliari? Non sarebbe forse la cosa più giusta? Chi ha già ormai scontato gran parte della pena, anziché farlo soffrire in carcere, mandarlo non in strada, mandarlo a casa sua con l'obbligo di firmare ogni sera affinché sia sicuro che rimanga a casa propria, e concedere quindi gli arresti domiciliari, una conversione nella pena, che anche questo, al pari dell'amnistia e dell'indulto, si tratta di una delle possibilità che ha il capo dello Stato per quanto riguarda le persone condannate al carcere. Ma la cosa ancora più interessante che mi dà da riflettere, ed è per questo che ho fatto questo video, secondo me, e questo non è solamente un dubbio ma è quasi una certezza, perché io su queste cose qui è difficilissimo che mi possa sbagliare, secondo me Napolitano è tenuto a ricatto. Abbiamo un Presidente della Repubblica che è tenuto a ricatto, molto probabilmente tenuto a ricatto per via di alcune intercettazioni telefoniche che in realtà non sono mai state cancellate. Per quale motivo cancellare delle intercettazioni telefoniche che potrebbero essere utilizzate per fini infimi come questo qua? Molto probabilmente, e questo sottolineo che secondo me è il fatto che secondo me è una certezza, Napolitano è tenuto a ricatto e vi sono delle evidenze in questo. Le evidenze non le sto a citare, ma è tutta la circostanza che gira attorno a questi fatti a dimostrare ciò, perché Napolitano è un Presidente della Repubblica in primis che non ci ha mai rappresentati, in secondo luogo arriva a compiere delle esternazioni e probabilmente arriverà anche a compiere dei gesti che sono assolutamente fuori tempo e antipopolari. Che motivo avrebbe un Presidente della Repubblica, oramai vecchio e decrepito, una mummia, tra poco morirà anche, ma per colpa della natura, che motivo avrebbe un Presidente della Repubblica morire facendosi, per cause naturali chiaramente, per vecchiaia, facendosi ricordare come un Presidente che se n'è infischiato degli interessi del paese, di quello che pensa la gente, del 41% di disoccupazione giovanile che è stata turlupinata dalla vecchia classe politica che vuole ancora conservare il posto che mantiene e starsene lì attaccata al suo cadreghino. Napolitano è un presidente che non rappresenta gli italiani, ma sicuramente rappresenta la classe politica e le lobby che sostengono queste classi politiche, che
voglio ricordare a tutti voi, nonostante la Costituzione italiana preveda nell'articolo 1 che in Italia il popolo sia sovrano, in realtà, visto il sistema con cui vengono scelti i nostri rappresentanti, in Italia vige una perfetta dittatura nella quale nessuno viene rappresentato dai nostri rappresentanti politici, che sono scelti ad arte dai partiti che vengono legittimati solamente con un nostro voto, perché siamo obbligati un voto a qualcuno a darlo, però alla fin fine questi qui giostrano i loro rappresentanti, che alla fin fine faranno anche le nostre veci come vogliono, senza considerare quello che sia la volontà popolare. Ecco, questo è un po' quello che vi volevo dire. Vi mostro anche qualche immagine del posto, giusto perché è doveroso, il posto molto bello. Ecco ragazzi, come potete vedere sono qui nella giungla, nel Borneo, sono in riva a un fiume grandissimo, bellissimo. Ecco, questo è il villaggio dove mi sono accampato. Vi dirò, sì, ok, il posto potrebbe sembrare molto povero, in effetti lo è, però qui non hanno tutte le rotture di scatole, tutti i problemi che hanno in Italia la gente, l'IMU, e correre questo per pagare quest'altro, quello che aumenta l'IVA, e se qualcuno c'ha qualche cosa, i rimedi, quelli per salvarsi la salute, sono tutti naturali, non costano nulla. Questa gente qua non sa cosa sono le preoccupazioni, le preoccupazioni le sappiamo noi. Qui parliamo di gente che si alza alle 10 del pomeriggio, vanno a farsi il girettino della giungla, vanno a pescare il pesciolino, sono belli contenti, non hanno nulla a cui pensare, non gliene frega niente della televisione, di internet, di quello che succede dalle altre parti del paese, perché questi qua tutto sommato vivono in un posto dove ci sono sempre e comunque 25 gradi tutto l'anno, questa è la temperatura media, 25-26 gradi, potete guardare anche e controllare su internet, non si discosta mai, nonostante è vero che all'equatore le stagioni comunque ci sono, ma sono solamente figurative sulla carta, qui il tempo è sempre bello. Sono qua da tantissimi giorni, mi hanno raccontato dei monsoni, le piogge così, sono tutte balle, quando piove, piove veramente per un lasso di tempo brevissimo, e si rinfresca l'aria, anzi si sta bene quando piove. E, ok ragazzi, eccoci qua, siamo in un mondo completamente agli antipodi. Ecco, noi dovremmo imparare da questo mondo qua, da questo pianeta, e cercare di ritrovare in noi stessi la nostra indole, il nostro lato umano, volerci bene a vicenda e cercare di sconfiggere chi crea delle nefandezze per portar via quel poco di progresso e di civiltà che ci siamo creati. Una volta vi erano le guerre create sempre sulla carta in base a presupposti leciti e nobili, ma in realtà erano sempre pretesti per cercare di turlupinare la povera gente, a portare via la povera gente, quel poco che riuscivano a mettere via, quel poco che avevano. Adesso le guerre non le possiamo più fare, perché se dovesse scapparci una guerra tra uno stato e l'altro, ci sono anche le armi atomiche, ci sarebbe la terza guerra mondiale, per cui ci smenerebbero anche i malfattori, quelli che opprimono la gente, per cui le guerre vengono portate avanti con i sistemi dell'alta finanza, con le truffe ordite tramite formule finanziarie matematiche, e vengono corrotti i nostri legislatori affinché creino leggi che portino via sovranità popolare al popolo. Siamo in questo modo tutti soggiogati e in questo modo otterranno lo stesso fine per cui una volta venivano portate avanti le guerre. Quindi verremo saccheggiati dei nostri beni, dei nostri averi, un po' alla volta. L'IVA verrà aumentata dell'1% ogni 5 anni, così non ce ne accorgiamo. Sarà un po' come vedere un bambino crescere, che non ti rendi mai conto da un giorno all'altro che è cresciuto, perché
se tu vedi il bambino oggi e l'hai visto ieri, quello è sempre uguale, ma nell'arco di 3-4 anni il bambino in realtà cresce, diventerà grande. Questa è un po' la crescita anche che sta compiendo il nostro mondo per quanto riguarda le nefandezze. Crescono un po' alla volta, non come un bambino si trova vecchio senza neanche essersene accorto, noi ci troveremo nella tomba finanziaria senza neanche capire come ci siamo arrivati. E purtroppo a tirare le redini della politica ci sono questi personaggi qua che vanno cacciati, vanno tolti via.